voluto salutarla affettuosamente perché chi ha intervistato Giuseppe Fava, poi trovarsi di fronte la bimba che lui stava andando a prendere, mi vengono i brividi. Grazie Francesca. Un applauso. Sì, l'ha ripetuto il genere. Allora, il gruppo Cronisti della Calabria mi segnala il collega Paolo Bolano che ci ricorda Marcello Palmisano. Prego la parola. Ti ringrazio, io sono un collega Rai, diciamo della vecchia Rai, ecco per questo. Con Marcello abbiamo fatto decine e decine, diciamo, di inchieste per la rubrica di Tasca Nostra, se ricordate bene. Quindi per dire che Marcello era, diciamo, un grande collega che amava la vita e ci mancherebbe, ma amava essere veramente per il servizio pubblico. Quindi ho l'occasione, allora, a questo punto proprio, diciamo, ricordando il grande Marcello, un grande amico e grande collega, che io faccio i complimenti intanto agli organizzatori, Parisi, chi ha organizzato insieme a livello nazionale, perché è stata una grandissima e importantissima manifestazione. E colgo l'occasione per dire che, diciamo, nella vecchia questione meridionale, io dico nuova oggi, all'interno della questione meridionale nuova, io dico, c'è anche una questione meridionale dell'informazione, secondo me. Cioè, e io vi dico, quindi legata naturalmente alla legalità, ma per poter parlare, per poter affrontare, diciamo, servono strumenti, servono giornali. Io per esempio avevo un giornale fino a qualche tempo fa, un mensile, e abbiamo dovuto chiudere insieme a altri 6-7 colleghi. Perché l'abbiamo chiuso questo giornale? Perché non c'è la pubblicità, perché non facevo anche l'editore non può finanziare, cioè il Scusami direttore collega, se ci può, sì, ricordi per Palmisano, Palmisano, perché... sì, no, ecco, all'interno voglio dire di Palmisano, quindi Palmisano faceva parte, quindi, di una RAI, della RAI vecchia, quindi io, oltre che a Palmisano, facevo parte della RAI vecchia. Volevo dire che c'è una RAI nuova che non corrisponde alla vecchia RAI, quella che è effettivamente quella di Palmisano e nostra. Perché? Perché avete questa mattina parlato, ecco per questo volevo intervenire, avete parlato di un collega che ha ospitato negli studi un delinquente praticamente, ma ai nostri tempi, diciamo, nella vecchia RAI, no? Quindi la RAI, diciamo, sì, la RAI vecchia, diciamo, lì ci impedivano, per esempio, io per esempio ad AZ, un fatto come perché Gonzauli, non ho potuto intervistare un latitante a distanza, perché la RAI non ha voluto, diciamo, neanche a distanza, cioè, quindi potere, voglio dire, mentre oggi arrivano dentro la RAI, voglio dire, no? Quindi prima questa è la RAI vecchia, per dire che c'è una differenza, diciamo, enorme. E nello stesso tempo a Palermo, voglio dire, dentro con un'inchiesta di Tasca Nostra, noi siamo stati a Ciaculli dentro, diciamo, con i Greco, dovevamo intervistare i Greco, non l'abbiamo intervistato perché loro volevano intervenire nel montaggio, volevano intervenire nell'inchiesta, volevano partecipare e decidere loro quello che doveva andare in onda. Cioè, noi ci siamo ribellati. Voglio dire, c'è una differenza tra la vecchia RAI e la nuova RAI, insomma. Quindi io mi onoro di fare parte, essendo un calabrese, uno dei primi calabresi insieme a Fava, a fare parte, diciamo, della RAI, di fare parte di una grande, diciamo, struttura quale la RAI. Oggi non la riconosco perché voglio dire, non può, diciamo, colpire queste grandi persone che hanno perso, per l'informazione e per la legalità, come Palmisano ed altri, hanno perso la vita, e oggi, diciamo, vediamo, insomma, delinquenti che entrano negli studi. Grazie. Grazie. Ringraziamo Paolo Bolano per questa testimonianza. Prego, Mimma Barbaro, la moglie di Giuseppe Alfano, di raccontarci quello che oggi
rappresenta nel suo animo la riflessione, qualcosa da dire ai giovani soprattutto. Buongiorno a tutti, io sono la moglie di Beppe Alfano e parlo a nome mio, ma soprattutto dei miei ragazzi, della mia famiglia. Beppe Alfano, eroe per caso, non era un eroe. Io dico eroe per caso perché era un professore di scuola media, con, noi abbiamo sempre detto, il pallino del giornalismo, ma non del giornalismo dei pennivendoli, quelli che spesso scrivono adesso. Amava andare all'interno della notizia, amava andarla a cercare, amava dare quelle notizie vere, quelle notizie che non per fare scalpore, ma perché riteneva che fosse giusto e opportuno portare alla conoscenza delle persone ciò che stava avvenendo. È una persona, scusate, ne parlo sempre al presente, è una persona che non ha mai avuto una querela, eppure ha toccato tante gente, persone che facevano paura a tanti altri. Non ha mai pensato che tacere fosse la cosa migliore. E questo suo atteggiamento l'ha convogliato nei suoi ragazzi. Perché? Perché ha sempre detto e gli ha insegnato che tenere gli occhi bassi, non guardare davanti, non tenere le spalle dritte è vergognoso, girarsi dall'altro lato, ridere degli altri è vergognoso, essere sicuri e dire quello che è vero è importante soprattutto guardare il futuro, non dimenticare il passato, perché dimenticare il passato vuol dire non avere un futuro. Però ha insegnato ai suoi figli che, scusate, accidenti, accidenti, no, perché ho il sorriso facile, ma anche le lacrime, ragazzi, a 70 anni, concedetemelo, è un'età dove è bello, abbiamo guardato tanto, le spalle che pesano, e sono solo di età. Un applauso, ragazzi, va bene. Okay. Ok, ragazzi, è passata, grazie a voi. Dicevo, ha insegnato che convogliare la rabbia in qualcosa di utile è importante. E io ringrazio lui perché ho tre figli meravigliosi, qui ne ho uno solo, gli altri sono a casa, e una delle, la femmina, quella che lui forse amava in modo un po' particolare, ha convogliato nella verità, nella giustizia, è una donna meravigliosa con tre figli fantastici che purtroppo, io dico sempre, dire la verità fa bene, e noi l'abbiamo pagato sulla nostra pelle. Abbiamo nascosto alle bambine di mia figlia, adesso hanno 20 anni, però era piccole, abbiamo nascosto la verità sulla morte del nonno. Dicevamo che era morto per malattia. Un giorno, era il decennale, e qualcuno ha fatto sapere a queste due ragazzine che erano piccole che il nonno era stato ucciso. Sono venute e ci hanno detto: siete cattivi. Forse il nonno era cattivo perché gli hanno sparato, perché se no ce l'avreste detto. E lì è stato un colpo al cuore. E da lì abbiamo imparato che dire la verità, qualsiasi essa sia, è importante, è necessario. E io ripeto, innanzitutto ringrazio voi che vedo che siete giovanissimi, siete, io posso dire, quasi dei miei nipotini, sono la nonna, quindi è forse la nonna, la persona più grande qua, e vorrei che imparaste che, di non girarvi dall'altro lato. Se volete fare i giornalisti, andate in fondo alle notizie, scoprite la verità, e non fate come qualche giornalista che per fare un po' di audience acchiama gente
che dice di essere orgogliosa del proprio padre, di un padre che ha ucciso, di un padre che ha insegnato ai figli che cos'è la mafia, un padre che ha insegnato ai propri figli cosa vuol dire uccidere, il padre che ha ucciso i nostri cari. No, noi familiari, scusatemi, non l'accettiamo, non accettiamo che di chiamare queste persone giornalisti, perché chi fa una cosa del genere uccide più di una volta i loro colleghi. Cosa che non si dovrebbe fare. Come nonna me lo permetto. Grazie per il lavoro. Vedete, questa è la giornata della memoria, itinerante in Italia da 9 anni. C'è questa vicinanza dei cronisti, di tutti i giornalisti, della Federazione della Stampa, dell'Unione dei Cronisti, vicino ai familiari, dei nostri colleghi, perché noi dobbiamo ricordarli. E questo è il momento significativo di questa giornata di Reggio Calabria, che è stata decisiva per tanti temi, temi sindacali, temi di occupazione, ma i temi della memoria vanno sempre alimentati. Grazie dunque ai familiari che sono sempre intervenuti. Abbiamo ovviamente ancora un'altra testimonianza. Prima però volevo ricordarvi che ci scrive il colonnello Paolo Piccinelli, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Pescara. Perché ci scrive? Perché Paolo Piccinelli ha visto ferire il suo papà dalle Brigate Rosse ed è avvenuta a Torino nel 1979. È sempre vicino a Lunci e quando può il colonnello Piccinelli sveste la divisa ed è assieme a noi. Vedete, si è formata una famiglia vera con i familiari delle vittime. Quindi grazie a Paolo Piccinelli e adesso la parola a Fulvio Alfano. Buonasera, vedo quello che commentavo poc'anzi con mia mamma e ci sono molti ragazzi giovani, forse qualche mio coetaneo. Gli devo fare i complimenti se ha deciso di fare il giornalista con la G maiuscola, perché fare il giornalista vuol dire anche ogni tanto aprire Wikipedia, visto che siamo nel mondo telematico, e ricordarci dei colleghi che sono morti ammazzati. Ma non il collega solo morto in Italia, ma anche i colleghi morti all'estero. Il giornalista vive di informazioni in Italia, ma soprattutto anche all'estero. La cosa che purtroppo mi dà fastidio è, ho visto col dottor Regolo, quando ha raccontato la sua esperienza di Calabria Lora, che ci sono giornalisti che amano farsi ammaliare dalla fortuna, dal successo. Beh, io quelli li definisco, come ha detto mia madre, pennivendoli, ma forse giornalai, perché il giornalaio è colui che vende i giornali e sa che deve guadagnare quel tot. Il giornalista, come mio padre, come Fava, perché no, anche come Giancarlo Siani, che pensava di essere stato promosso e invece l'hanno mandato a morte certa, hanno deciso di non farsi pagare, di non farsi comprare dal potere. Mio padre, mia madre mi dice sempre in una carta processuale che ha dichiarato: al momento di offrirgli 40 milioni, un Alfano non ha prezzo. Bene, ogni giornalista, se realmente si definisce giornalista, se realmente tiene quel tesserino rosso, come se fosse un cimelio, non per entrare gratis da qualche parte o solo per dire sono un giornalista di grido, lo guarda bene, quel rosso forse non è forse casuale, è il rosso del sangue dei colleghi che sono morti. Io un domani dovrò dire a mio figlio tante cose, ma se mio figlio un domani mi dire papà voglio fare il giornalista come il nonno, io gli devo dire figlio mio stai attento, perché se vuoi fare il giornalista d'inchiesta allora ti puoi definire giornalista, ma se vuoi fare il giornalista da salotto, da terza camera, fallo pure, ma non ti definire giornalista. Difenditi pennivendolo, giornalaio, perché tanto ti pagheranno per lo share, tanto ti pagheranno per scrivere quello che vogliono. Poi se ti devono mettere i bastoni fra le ruote, come è successo adesso in Calabria, che sono rimasto basito del dottor Regolo, è solo esclusivamente perché si dice che la storia porta l'evoluzione, no? In certi campi l'evoluzione è fasulla, l'evoluzione è solo quella che vogliamo far dare, ma l'evoluzione vera e propria è quella non... Oggi è la giornata della memoria, siamo tutti bravi uomini antimafia. No, la giornata dell'evoluzione è ogni giorno, ogni momento, perché dobbiamo ricordarci che 20 anni fa la mafia uccideva col tritolo magistrale, 23 anni fa mio padre,
ancor prima Fava e così tanti altri vostri colleghi. Quindi se vi mi rivolgo soprattutto ai giovani, ma non ai giornalisti che hanno i capelli bianchi, senza offesa, perché qualcuno mi è spuntato pure a me. Però chi vuole fare questo mestiere? Guardate un attimo le storie dei vostri colleghi, perché un collega non si fa comprare. Forse un collega all'antica preferiva una lavata di capo del capo redattore che non gli portava l'articolo, ma non aveva l'articolo imboccato dal politico di turno, dal, diciamo, colletto bianco del momento, perché il vero giornalista, di quello che mi ricordo io di mio padre, era quello che chiamava il giornale, dettava l'articolo e nessuno gli doveva dire Beppe non devi scrivere quello, perché lui lo scriveva, magari lo diceva pure a Telenews nella sua rete privata, quello collaborava, ma quello lo faceva. Quindi il vero giornalista non è quello che ci fa vedere la televisione, il vero giornalista è quello che si fa cercare la notizia, il vero giornalista è quello che non si fa comprare, il vero giornalista è quello che non si piega al sistema attuale. Io l'ho visto con mio padre, guardi, anzi vi dico una cosa, io se dovessi tornare indietro, forse quando ero più piccolo, un anno o due che era morto, dicevo ma chi gli era fatto fare? No, gli dico papà, rifallo, non una, mille volte, perché la sua morte non è servita per noi familiari, deve servire da monito, è brutto dover dire che se muore un collega tutti quanti impariamo a tenere la schiena dritta, no, non è servita a niente perché abbiamo dimostrato e abbiamo visto in un servizio pubblico il figlio di un mafioso, dove io due anni prima gli ho risposto dicendogli quando esordì su un giornale del Nord Online, io sono orgoglioso di chiamarmi Totorino, gli ho detto io sono orgoglioso di chiamarmi Fulvio Alfano. E non ti puoi rendere orgoglioso di tuo padre che ha ucciso colleghi di mio padre, colleghi vostri, o che comunque gente ancora fuori che li isola, li dice no, dobbiamo isolarli perché dà fastidio, non funziona così. Tanto vale allora, tutti quanti possiamo fare il giornale, se tanto siamo tutti a soldo dei potenti mafiosi. Io vi dico solo questo, la libertà non ha prezzo, e mio padre, Fava, Francese e tanti altri colleghi l'hanno pagata cara. E io lo vedo ogni volta che vado a trovarlo. La moglie e i figli posero, perché è una lastra di marmo. Ma io ci penso, e quando la mattina mi alzo e devo andare a lavorare, mi posso guardare allo specchio, perché mio padre è un uomo libero, perché mio padre non si è chinato, mio padre non ha preso i soldi per dire vabbè mi fanno comodo, 40 milioni negli anni 90 veniva un appartamento, potevi garantire tanto ai figli. Mio padre ha detto no. E signori miei, di quello che ho letto le carte processuali, non è che navigavamo nell'oro, perché sapete una cosa? La delinquenza ti va ad ammaliare, ti dà i soldi, ti dà il successo, ma alla fine il conto te lo presentano. Se invece tu sei un uomo libero, puoi anche vivere di pane e cipolla, ma la mattina ti alzi e ti guardi allo specchio. E se hai dei figli, io spero di averne uno, di potergli dire, guardati, questo ve l'ho imparato da tuo nonno. Solo questo vi dico. Ricordatevi che fare il giornalista non è uno stato simbolo da mettere su Facebook o su Instagram. Fare il giornalista vuol dire fare portatore di informazione e non l'informazione corrotta o l'informazione imboccata, l'informazione d'inchiesta. Perché se voi dovete capire come funziona il vostro paese, dovete capire che non vi dovete fare mettere il bavaglio da nessuno. Perché io lavoro, potrei pure girarmi le spalle dall'altra parte, ma non potrei avere poi la faccia per andare a guardare mio padre. Io vi dico a voi che tra qualche anno dovete entrare nel mondo del lavoro, vi dico a voi giovani giornalisti, e mi dico sempre ai colleghi di mio padre, anche se devo dire sempre grazie a Leone, perché dopo 20 anni mio padre ha avuto il tesserino di cronista. Io mi ricordo che andando in biblioteca, l'articolo del 9 gennaio del 93, disse hanno ucciso il professore Alfano. Ma come? Prima mi dici che è un tuo cronista, lo paghi 4 lire, ma non ve lo faceva per i soldi, eh? Sia chiaro, chi fa un lavoro se lo fa per passione, i soldi non li ama, la passione non ha prezzo. E poi ti dicono il professore, e poi dopo 20 anni, grazie a Leone, grazie alla sua testardaggine, mio padre è il tesserino, alla memoria. Quindi la memoria è una parola importante, ricordatevelo sempre, la memoria è quella che ci aiuta ogni giorno a crescere. La memoria è quella che ogni giorno ci fa capire se una scuola è costruita male e purtroppo è morto un compagno. La memoria di quel compagno deve fare capire agli amministratori che queste cose non funzionano. È così per i giornalisti. Mi dicono che non devo scrivere, io lo scrivo lo stesso. Me lo censurano, lo scrivo su Facebook, lo scrivo sul mio blog. Perché vado in memoria del mio collega?
perché il mio collega si è preso il piombo, il mio collega è stato fatto sparire, il mio collega è stato ucciso per la libertà. In Italia non c'è più libertà, ce la facciamo fingere la libertà, i giornalisti sono più delle volte imbavagliati dalle leggine, lo dicono sempre, perché è una vergogna. Il giornalista è quello che ti va a cercare la notizia, come dice Leone, come dicono i rappresentanti della categoria. Ma la notizia, quando tu la cerchi e poi vai a toccare, come è successo al dottor Regolo, determinati poteri, come è successo a mio padre, io devo dire, dottor Regolo, lei è fortunato. Perché se fosse stato qualche anno, qualche decennio fa, con quello che è successo adesso, lei sarebbe forse d'altra parte. Quindi non vi fate condizionare, se anche un vostro compagno, un vostro collega, un vostro amico vi fa un torto, o sapete che ha fatto un'azione delinquenziale. Non vuol dire, scusatemi l'espressione, essere sbirro, vuol dire essere persone oneste, essere liberi, altrimenti il 23 aprile, il 21 marzo, le giornate clou della legalità, non ci andate, statevene a scuola, andate a bigiare altrove, perché la legalità non è quei giorni, la legalità è tutti i giorni. E questo lo dico anche ai giornalisti, il vero giornalista non è quello che si fa ammalare dal potere, perché io ci sono rimasto male, perché vedere un mafioso che sedeva a un salotto definito la terza camera, bene, quel giornalista che io ho definito da allora, no giornalista, giornalaio, ha ucciso mio padre e tutti i suoi colleghi e tutti i vostri colleghi, non una, mille volte, perché in tasca ha lo stesso tesserino vostro, in tasca ha lo stesso tesserino, ed è una vergogna. Forse è vero, la Rai di una volta non permetteva ciò, adesso ormai basta fare audience, mai serve questo, l'informazione per i cervelli distorti come li ha definiti mio padre, da puerili languidi, ora fanno la cassa di risonanza. 20 anni fa un giornalista non lo faceva e ne abbiamo avuto le conseguenze, così come Fava quando ha scritto il suo testamento perché era stato licenziato, ma perché è stato licenziato per carenza di personale? Non penso proprio, perché faceva più male la parola scritta che quella che invece è pubblicata. E mio padre è la stessa cosa, solo che lui non l'hanno licenziato, l'hanno direttamente licenziato dalla terra, perché era un uomo libero. Ricordatevelo, la libertà di stampa non ha soldo, non ha prezzo, ma non ha nient'altro, ha solo la vostra libertà per il futuro. Il giornalista è solo questo. Grazie. È sempre difficile prendere il filo del discorso dopo le testimonianze dei familiari, ma forte di queste nuove edizioni cerco di farcela. Intanto chiedo soprattutto ai ragazzi se hanno qualche domanda da fare e prego tra un po' il presidente Galimberti di prepararsi per la chiusura di questa splendida giornata. Torno ancora una volta a ringraziare la Federazione Nazionale della Stampa, il segretario Lo Russo, il presidente Giurietti, per sostenere il nostro gruppo di specializzazione su queste tematiche. Ringrazio. Posso ricordare un'intervista. Sì. Di Nicola Fava a Calogero Zini, sì. All'epoca 63-64, sì. Correggi di Silvane, forse la data, fece l'intervista a capomafia del Nicola. Allora, io la ringrazio per la sollecitazione, però qui dentro siamo un bel po' di giornalisti che sapevamo questa sua storia e che per non allungare troppo la storia non le raccontiamo, se no staremmo qui almeno 4 ore. La ringrazio per la sollecitazione comunque. Allora, prego. Voglio fare un assist, ma ci sono tanti ragazzi che non lo sapevano, quindi magari l'intervento è stato utile a tutti i giovani. Sì, la ringrazio anche per questa sollecitazione. Allora, io prego il presidente Alessandro Galimberti di chiudere con il suo intervento, grazie. No, non è la chiusura, interviene la Galimberti, poi siccome nel programma abbiamo il question time, quindi poi ci sono domande anche rivolte di altro genere, perché voglio ricordare che la giornata è valida per i crediti formativi, la chiusura noi ce l'abbiamo alle 17, quindi dopo l'intervento di Galimberti, chi vuole intervenire su tutti gli argomenti fatti nella giornata, e non solo su questo argomento, può tranquillamente farlo, perché i colleghi sono stamattina alle 10, molti ci avevano chiesto di intervenire, quindi così non diciamo che... Allora chiudiamo questa parentesi che per me è sempre toccante ascoltare la signora Mim, perché tutte le volte
che è una signora solare, l'avete sentita, un accento parmigiano perché è cresciuta lì e tanti anni che vive a Palermo, non è minimamente contaminata. È una donna che ha la felicità e la luce del sud e la parlata del nord. Ogni volta inciampa su questi ricordi, ogni volta che parla del ciò che il padre insegnava ai figli e li cade. Questo per dire che ci sono delle ferite che non passano, che abbiamo il dovere non solo di rispettare, ma cercare di coltivare su queste ferite una società migliore. E poi ho ascoltato Fulvio, oggi era la prima volta che sentivo il genero di Giuseppe Fava e la nipote. Mentre Fulvio l'avevo seguito all'esordio a Cagliari, non riuscì a parlare, cominciò a piangere. Invece oggi noto un'evoluzione in questo ragazzo che ormai è un adulto. E gli voglio dire alcune cose. Io capisco ormai, dopo anni che ascolto, soprattutto tua mamma, capisco in profondità il vostro dolore e la grande dignità con cui lo vivete. Condivido tutto quello che hai detto. Capisco la tua rabbia. Capisco i sentimenti che hai provato una sera davanti alla TV qualche settimana fa. E dal tuo punto di vista non ti posso chiedere altro. Ti dico, hai ragione. Ma in realtà il vero giornalista non è neanche quello che dice io lui non l'ho intervisto e lui qua non ha diritto di cittadinanza. Il vero giornalista non è neanche quello che abbiamo visto ammansire un finto leoncino in gabbia. Il vero giornalista si prepara e fa le domande. Il vero giornalista non permette, come hanno detto molti colleghi, cioè noi abbiamo avuto esempi da Enzo Biagi che intervistò un Tommaso Buscetta che cominciava a collaborare, quindi anche quella è una scommessa. C'è scritto anche un libro, ma non l'ha ammansito, ci ha aiutato a capire il fenomeno mafioso. Vespa, che l'altra sera aveva una grande occasione di spiegare il fenomeno mafioso, ma aveva un dovere di prepararsi, di ricordare, magari di leggere alcune intercettazioni al figlio che non sapeva che cosa faceva papà quando esultavano per la strage di Capaci. Il giornalista tiene la testa alta e lo sguardo dritto di fronte a queste persone e le umilia con la forza della verità. Non si fa umiliare con una omertà a cui, e in questo condivido la tua rabbia e quella di tutti i parenti, a un'omertà in cui è stata data una dignità di salotto e addirittura un valore sociale. Perché quello ha parlato da mafioso, è stato un errore, ma io sto parlando con un ragazzo che ha una vittima in casa e gli dico attenzione, non fermarti sulla tentazione della censura, perché quello non lo vorrebbe nessuno. Il giornalismo è quello che tira dritto, fa le domande e rappresenta e aiuta alla crescita della verità. Poi un'altra riflessione. No, abbiamo visto la classifica di poche settimane fa della Federazione Internazionale del Giornalismo, l'Italia è al 77° posto. È facile dire, è facile fare una scorciatoia mentale e dire siamo così perché abbiamo una legislazione cattiva, una legge sulla stampa che è particolarmente repressiva nei confronti dei giornalisti, è particolarmente antica, è tutto vero, ma io non posso credere che la Russia e la Serbia, che stanno davanti a noi in classifica, la Serbia, comunque la Russia è più o meno al nostro livello, la Serbia abbia una legislazione civilistica e penale che sia migliore della nostra. Noi abbiamo un grosso problema in Italia, che sono le minacce ai giornalisti, e sono due tipi di minacce. La prima è purtroppo quella che stiamo celebrando oggi, e non possiamo dimenticare che il paese ha grandi pezzi di territorio in ostaggio alla mafia, e quindi questa è una forte ipoteca sulla libertà di informazione. L'altra però, di cui si parla sempre troppo poco, che dentro quei colletti bianchi di cui parlava Fulvio poco prima, e non solo colletti bianchi mafiosi, sono i colletti bianchi della finanza, i colletti bianchi della politica, i colletti bianchi del Parlamento, hanno una capacità di intimidazione sulla stampa e di limitazione sulla stampa che è ancora più incisiva. Perché per uccidere un giornalista bisogna prendere dei rischi, perché poi la storia alla fine molte volte ha fatto i conti con queste cose. È un atto criminale per il quale bisogna avere, io voglio usare un termine paradossale, coraggio. Usare invece le intimidazioni sui giornalisti, come viene fatta dai colletti bianchi, cioè è storia di tutti i giorni che viviamo tutti noi cronisti, citazioni per milioni di euro solo per aver raccontato la verità,
ma non di fenomeni criminali, stiamo parlando anche di fenomeni di normale amministrazione, di pubblica amministrazione e di corruzione che nasconde sempre qualcosa di pesante. Per fare questo tipo di intimidazione non serve neanche il piombo, non servono neanche gli agguati, servono solo degli avvocati. E il risultato è un pesante bavaglio sulla stampa. Noi ci stiamo impegnando come Unione Cronisti, come Federazione della Stampa, ogni ente della categoria è impegnato su questo fronte. Lì sì, serve un intervento di legge. Serve un intervento di legge che ribalti gli effetti delle querele temerarie, delle citazioni temerarie su chi le fa. Non è possibile che ancora oggi nella riforma che è al vaglio del Parlamento una persona che cita un giornalista, estendiamolo a tutti, ma noi oggi parliamo di giornalisti, cita un giornalista per 5-10 milioni di euro in una querela temeraria, anche nell'attuale progetto di legge che fermo al Senato, pagherebbe al limite un raddoppio del contributo unificato, che vuol dire 1.096 euro. Perché non fare una legge come nelle Camere di compensazioni britanniche in cui se perdi, se non c'è nessun fondamento alla tua domanda intimidatoria nei confronti del giornalista, sei tenuto a pagare a lui quello che chiedevi? Perché se io chiedo 5 milioni a te pretestuosamente ed è un'intimidazione pesantissima, perché le aziende editoriali non pagano più gli avvocati e non vogliono più accantonare soldi per il rischio processuale. Vuol dire che la censura, che oggi per censurare un giornalista non serve più il piombo, che ha troppi rischi. Basta una citazione che anche l'editore più onesto, ma che non è in grado di sopportare spese legali, spese di accantonamento a bilancio per riserva legale, e poi eventuale risarcimento, nessuno oggi affronta più questo rischio. La libertà di stampa è molto più minacciata, credetemi oggi, dalle classi dirigenti di questo paese, di quanto non lo sia la malavita. E quindi le cose su cui dobbiamo concentrarci noi come categoria, noi come esponenti della categoria, fare un forte pressing nelle sedi istituzionali per far capire che serve un riequilibrio, ma guardate che non sarà facile, perché una pesante quota dell'ipoteca che sta sul giornalismo, che sono le citazioni temerarie, le liti temerarie e anche le denunce penali per via di fondamento, arrivano dalla classe dirigente e molte arrivano dai parlamentari. Questo stiamo chiedendo alla corda, all'impiccato di attaccarsi la corda, e non credo che succederà con tanta facilità. Un'ultima notazione, perché non voglio appesantire troppo e non voglio essere retorico. In questi giorni, in un piccolo comune al confine con la Svizzera, e quindi non stiamo parlando del solito sud, del solito sistema sociale, eccetera, questione sociale, va in scena una cosa di questo tipo. C'è una guida di un determinato orientamento politico che, diciamo così, non è favorevole ai flussi migratori. Questa giunta, un piccolo paese, confine con la Svizzera, decide di ospitare alcune decine di profughi d'accordo con la prefettura. I giornali e i siti locali non parlano di questo, che come capite ha una forte valenza sociale per l'impatto che ha in paese, e politica per quello che sta succedendo. Sarebbe anche una bella storia che nell'amministrazione comunale, che è di centrodestra con forti accenti anche xenofobi di estrema destra, si decide di dare ospitalità a 30-35 profughi. Solo uno giornalista l'ha scritto, che ovviamente è una giovane, non è neanche 30 anni, non è precaria, è una collaboratrice a 5 euro a pezzo. È stata pesantemente attaccata in consiglio comunale dall'assessore, non è stata difesa dai suoi colleghi giornalisti, non è stata difesa neppure dal suo giornale. Se questo è ancora l'atteggiamento culturale che ha la categoria non minacciata di mafia, ma è nell'estremo nord del paese, al confine con la Svizzera, io credo che purtroppo di strada da fare ne abbiamo davvero tanta. E forse non basta neanche evocare l'esempio di Beppe Alfano e di Giuseppe Fava di fronte a tanta mediocrità umana. Vi ringrazio. Grazie al Presidente Lunci. Io da stamattina ho un elenco, diciamo, di richieste di interventi. Il primo intervento è del collega Pietro Comito.
Buonasera. Vi confesso di sentirmi molto molto piccolo in questa stanza, soprattutto a guardare voi, soprattutto di fronte alle vostre storie, perché le nostre sono piccole storie di resistenza che sfioriscono di fronte all'immane sacrificio delle vostre grandi storie di resistenza. Sono soprattutto le storie di voi familiari. Fare il giornalista al Sud è un'esperienza particolare, quindi credo che il presidente Galimberti abbia fatto bene nel suo passaggio a distinguere, cioè, queste cose che vi racconto succedono al Nord, perché probabilmente il fatto che ci sia una diversità di dimensione tra il Nord e il Sud è un aspetto reale che deve essere valutato. Sono fiero di far parte di quest'ordine, sono fiero di far parte di questo, di essere iscritto al sindacato, che oggi ha dato una dimostrazione di grande presenza e di grande forza. D'altro canto, io nel corso di questa splendida giornata non posso non rilevare un po' di criticità, soprattutto dove si ascolta la politica, che cito alcuni esempi che voi non avete avuto modo di sentire stamani: il Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che rappresentano un po' lo sguardo al futuro di questa regione, perché sono giovani, perché sono le nuove promesse della classe dirigente calabrese, quindi del Sud. Sì, anche il sottosegretario Minniti, ribadisco, la libertà di informazione è fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra terra, lo sappiamo. Sappiamo che la nostra è una Costituzione che non limita in alcun modo la libertà di stampa. Ma nella realtà le cose stanno in maniera molto molto diversa. Ho fatto per anni il cronista giudiziario, so che significa stare ore e ore in una stanza, in un'aula di tribunale, con i mafiosi appesi ad una gabbia che ti fissano e ti strisciano il dito sotto la gola. Per i 17-18 anni di mestiere credo di aver raccontato e visto con i miei occhi 102, forse 103 morti ammazzati sul posto, perché ci sono cronisti calabresi che vanno sul posto. So che vuol dire ricevere minacce e intimidazioni, so che vuol dire tornare a casa e, a differenza di altri, perché per molti ricevere una minaccia, un'intimidazione è qualcosa che ti dà tono, ti dà, sono stellette o galloni che porti sulle spalle. Per me, per altri colleghi, come Michele Albanese, come altri, è un po' diverso, perché abbiamo paura di tornare a casa. Io non ho paura, prima di avere paura del mafioso che mi minaccia, io ho paura di mia moglie che mi chiede perché, ho paura di mia mamma che mi chiede perché. Circa una settimana fa, alle 6:30, ho avuto una splendida telefonata alle 6:30 del mattino da parte del colonnello Daniele Scardecchia, che è il comandante provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, il quale mi telefona e mi dice: abbiamo preso quelli che ti minacciavano di appenderti per il collo affinché gli sbirrazzi come te ti potessero vedere. Li abbiamo presi, leggerai le intercettazioni, non ti impressionare, perché ormai li abbiamo presi. Bene, io a suo tempo, questo diciamo è soltanto uno dei capitoli della mia carriera giudiziaria, mi occupai delle infiltrazioni mafiose in un comune della mia provincia. Ed era una vicenda questa un po' paradigmatica, no? Spiegavo come funzionava, perché in fondo non era nulla di straordinario. Perché non è straordinario, è normalità quello che tutti vedono. Io mi sono semplicemente limitato a scrivere quello che tutti, me compreso, vedevano.
e cioè che l'assessore vice sindaco con delega ai lavori pubblici facesse da autista al boss del paese che, essendo un sorvegliato speciale, non poteva guidare. Tutti sapevano che il boss era un assunto nell'hotel dell'assessore ai lavori pubblici e che grazie a questa assunzione il boss poteva stare fuori dal carcere e lì, in quello stesso luogo, ricevere le persone del paese che avevano bisogno della licenza edilizia, piuttosto che di maritare la figlia, piuttosto che tante cose. Tutti sapevano che la statua della Madonna doveva per forza salire sulla barca del boss per la processione in mezzo al mare, lo sapevano tutti. Bene, si incazza, il boss si incazza pure il figlio. E dicono: io voglio sapere questo dove vive, dove lavora, dove abita, perché noi a questo lo dobbiamo spaccare, perché questo ci ha rovinato. Io all'epoca mi arrivò la lettera che la lasciai, cioè ovviamente denunciai il fatto, e la lasciai lì, ma non pensai a quello che poi, al meccanismo che si era creato e che grazie alle forze dell'ordine, alla magistratura, oggi io scopro. E se vi devo dire la verità, se prima non avevo paura, adesso un po' di paura ce l'ho, perché prima c'era un po' di incoscienza. Oggi dico: perché questi non sono venuti da me a trovarmi, a gambizzarmi, a spararmi, eccetera? Perché per un'evasione degli arresti domiciliari uno di questi è stato arrestato. E quindi, grazie al cielo, quel proposito è svanito. Noi viviamo così. Questo è soltanto un capitolo. Io ho avuto quello che mi telefona e mi dice: ti tagliamo la testa e la consegniamo a tua moglie. E ne ho avuto altre. La peggiore di tutte, però, sapete qual è stata? E con questo concludo. È stata una condanna. Una condanna a risarcire un mafioso, perché ormai non ti minacciano più. Queste storie appartengono al passato, il presente è diverso, il presente sono le querele, assolto in primo grado per non aver commesso il fatto, condannato sul ricorso della procura generale in appello a risarcire 10.000 euro al contabile di un locale ndranghetista per un articolo scritto su un omicidio. Perché vedete, c'è uno Stato che ti aiuta, uno Stato che scopre tutti coloro che vorrebbero attentare alla tua vita, e c'è uno Stato che però ti viene contro perché magari hai sbagliato a lamentarti che di fronte a un bagno di sangue per 5 anni non hanno fatto un arresto. Hai sbagliato a denunciare la latitanza delle istituzioni in terre in cui i morti ammazzati venivano ammazzati pure davanti ai bambini sulle spiagge, cosa che è successo davanti agli occhi di mia moglie e dei miei figli. C'è uno Stato nobile, è lo Stato a cui io mi rivolgo con gli occhi pieni di lacrime, nell'auspicio che possa contribuire al riscatto di questa terra. Ma c'è uno Stato che ha tanto da farsi perdonare, ed è uno Stato che deve capire che noi siamo come foglie che rischiano di cadere dall'albero, e una volta che finiamo per terra rischiamo soltanto di marcire. Scusate se l'ho fatto a me. Grazie Diego, grazie per questa testimonianza. Abbiamo 18 minuti prima della conclusione, io ho altri 3 interventi, pregherei di contenerli entro 3 minuti in modo tale da dare la possibilità a chi si è prenotato di intervenire. Tra le richieste c'ho Francesco Botano, che è componente della giunta esecutiva dell'UNCI nazionale e giornalista del TG1 della RAI. Salve, intanto con tutto ciò che si può dire oggi qui abbiamo portato un momento importante per la determinazione di Carlo e anche perché è stato lui a proporlo per primo di Alessandro Galimberti dell'UNCI, che assolutamente è voluto venire a Reggio Calabria. È un momento in cui
la Federazione della Stampa, l'Ordine dei Giornalisti Nazionale dovrebbero capire che fare questo a Reggio Calabria, la capacità di aggregazione che ha avuto Carlo è stata straordinaria. Finita questa parentesi, che comunque era doverosa per capire anche che non è vero che non c'è niente, che non è vero che non si fa niente. Finito questo, vorrei dire che c'è un dolore profondo per i colleghi che sono morti, ma bisogna anche dire che sono stati lasciati soli, altrimenti non sarebbero morti. Detto questo, e tutte le persone di cui si è parlato, io vengo dalla Galizia, dove ho avuto una riunione, e ci portano i loro saluti, il Dipartimento di Scienza della Comunicazione, dove abbiamo parlato delle pressioni invisibili, cioè delle vittime che sono provocate dalle pressioni invisibili, quelle che non si vedono, quelle psicologiche, quelle che avvengono attraverso i focus, per cui tutti si aggregano senza verificare le fonti, purtroppo, a delle notizie che sono inventate o create da delle agenzie pubblicitarie, e queste pressioni che vengono calate dentro le redazioni. Emarginazione, di cui si è parlato prima, solitudine e allontanamento delle possibilità di lavorare cercando la notizia e verificandola. Questo è il compito grandissimo che l'UNCE, ho conosciuto anche gli anziani dell'UNCE, gli nazionali comunisti, continuano a fare. Non è una lotta a favore contro internet, ma c'è gente che dentro l'UNCE che mi ha insegnato che bisogna scarpinare e trovare notizia, non adeguarsi a quella che viene data dai cosiddetti media portanti, è veramente un problema. È vero che la Siria e la Russia non hanno sicuramente le nostre libertà civili, però è anche vero che per quanto ci riguarda ci sono un'abbondanza di mezzi di comunicazione, come è stato detto, dei colleghi sfruttati purtroppo per questa abbondanza e poi messi da parte. Questo provoca dei problemi anche perché è un lavoro che è una passione e crea dei problemi in tanti, o ha creato problemi in tanti di noi. E di conseguenza forse anche quello che si proponeva, che si è stato detto, di fare il reporter e il redattore, di dividere queste due parti, forse sarebbe una maniera per tornare al giornalismo per strada, quello in cui esistono gli esseri umani e in cui si verifica una notizia. E rapidamente dico due cose. Una mattina la Reuters ha detto che il tenente colonnello degli Stati Uniti aveva controllato se l'artiglieria dell'ISIS sparava gas mortali o gas comunque nocivi, e la Reuters diceva: noi non abbiamo potuto verificare queste notizie, lo dice sempre la Reuters, però il tenente colonnello diceva no. L'ANSA diceva le stesse cose togliendo no e togliendo il fatto se aveva verificato più o meno le notizie. Forse non dovevo dire l'ANSA, dovevo dire un'agenzia di stampa, però ho protestato con l'ANSA. Queste sono cose pericolosissime, anche perché se io sparo un colpo d'artiglieria e ci metto un gas, mi torno indietro. Come faccio ad asserire che questo può essere, è possibile? Soltanto perché sto compiendo una campagna di stampa mondiale sul terrorismo? Abbiamo sentito stamattina il sottosegretario, abbiamo sentito Marco Minniti, insomma, perché lo conosciamo come Marco Minniti, che ci ha detto che insomma non è proprio così e che non bisogna rinunciare alla propria libertà per l'eccessiva sicurezza. Grazie. Grazie, Franco. Ora tra gli iscritti c'ho Andrea Tutto il Mondo. Grazie. Confesso che intervenire adesso, seppur brevemente, dopo le voci che abbiamo ascoltato è veramente difficile, emozionante, anche dopo aver ascoltato le bellissime parole dei parenti delle vittime, dei giornalisti vittime di mafia. Io da un anno, da poco meno di un anno, ho l'onore di presiedere il gruppo siciliano dell'UNCI. È un ruolo che porto con grande senso di rispetto sia per chi mi ha preceduta, oltre che per ciò che rappresenta. Oggi, ascoltando i vari interventi e parlando con le persone, ho cercato di metabolizzare un po' quale fosse il senso della mia presenza qui. Io amo la Calabria anche perché proprio qui in Calabria ho conquistato quel un piccolo passo importante nella mia vita, che è stato il premio Cutuli,
e non a caso cito il premio non per autoreferenzialità, ci mancherebbe altro, ma perché Maria Grazia Cutuli è stata una che ha pagato con la propria vita il suo impegno. E siccome la vita è tutto un gioco di intrecci, vorrei osservare proprio questo, ritrovarmi qui oggi in Calabria a parlare di Maria Grazia e ciò che lei ha suscitato in me e nel modo in cui intendo la professione. È l'intreccio che continua oggi, sempre in questa terra, ascoltando le parole di Mimma Alfano, la quale mi ha stregato in un certo senso, l'ho conosciuta poco fa, non la conoscevo prima. E ho pensato proprio questo, che evidentemente chi si accosta a questo universo, a questo mondo meraviglioso del giornalismo, al netto di tutto quello che sappiamo, della difficoltà di poterlo fare, delle porte chiuse in faccia e tant'altro, credo sia proprio questo, ovvero capire autocoscientemente quali sono le vibrazioni che ti giungono dal mondo che poi tu sei chiamato a raccontare. Io sono stato a Lampedusa tante volte, ho raccontato situazioni drammatiche e questo mi ha insegnato che la vibrazione, torno a usare questo termine perché non ne conosco altri relativamente a questo senso che scatta nella mia testa, la vibrazione è quel qualcosa che voi, e lo dico soprattutto ai ragazzi, al di là del lavoro che farete un giorno, dovrà sempre accompagnarvi per poter avere quel punto di vista critico sul mondo che vi farà fuggire, come diceva qualcuno ben più importante di me, il puzzo del compromesso e apprezzare ancora di più il fresco profumo di libertà. Quindi vi ringrazio a tutti e ringrazio ancora i parenti dei giornalisti e grazie a tutti, grazie. Grazie Andrea. Dopo Michele Albanese e Pietro Comito, c'ho tra gli iscritti Lucio Musolino e un altro collega che sulla propria pelle ha vissuto i rischi di questa professione. Prego Lucio. Buonasera a tutti e d'obbligo ringraziare secondo me il sindacato e l'ordine per la giornata che abbiamo trascorso qui. Si parla poco di questi temi, si parla poco in Calabria di questi temi, perché come sottolineava Pietro prima e Carlo, ognuno ha vissuto sulla sua pelle i propri problemi legati al lavoro che abbiamo svolto, però c'è un problema sopra tutti che è quello della categoria, una categoria che spesso viene vista non benissimo dai poteri forti di questa Calabria, i poteri forti che, come non ricordo chi stamattina lo diceva, non sono solo la politica, ci sono poteri forti in tutta la Calabria. E mi vengono in mente le storie di Pietro Comito, che fortunatamente si è conclusa bene. Scusate il fiatone, ma stavo cadendo. Si è conclusa bene la settimana scorsa, ma mi vengono in mente colleghi, non l'ho concordata con lei, con questa collega, però per questo non farò il nome, però colleghi che la settimana scorsa sono stati anche interrogati per effrazione informatica e per diffamazione a 2 mesi dalle denunce. Io ho denunce presentate 5 anni fa e non so che fine abbiano fatto. Quali sono i problemi di questa terra? Ha ragione Pietro quando parla di uno stato distratto, e con la parola distratto voglio lasciare il beneficio del dubbio che non sia complice, però mi domando come faccio io la settimana, 3 mesi fa, 4 mesi fa, a leggere su una sentenza che un uomo dei servizi è andato a casa di un boss mafioso a rassicurarlo circa un articolo che avevo scritto nel 2008. Qualcuno voleva informare, aveva il diritto, il dovere di informarmi che un uomo
dei servizi dello Stato va a casa di uno che la procura definisce boss per informare, per rassicurarlo circa un articolo, non lo so. Secondo me dovevo essere informato, dovevano essere presi dei provvedimenti. Ma mi vengono in mente anche uno stato distratto quando penso alla storia di Agostino Pantano, un collega che è sotto processo per ricettazione e che rischia 8 anni di carcere al Tribunale di Palmi per aver pubblicato una relazione 2 anni dopo lo scioglimento del comune di Taurianova, la relazione di scioglimento, una relazione che già aveva prodotto i suoi effetti. Mi vengono in mente sì le tante intimidazioni che abbiamo subito, per intimidazioni il citofono di Pietro Comito che squilla di notte, le bottiglie di benzina nel mio cortile, le minacce al collega Pepe Valdessarro, le minacce a tanti altri colleghi che lavorano in questa terra che è forse una trincea per chi intende questo lavoro come un lavoro non piegato ai poteri della politica e ai poteri forti di cui parlavamo prima. Un'altra cosa che mi viene in mente però è che le intimidazioni non sono solo quelle con le bottiglie di benzina, il citofono, le minacce. Io mi ricordo anni fa lavoravo per un giornale locale, in 3 anni, in 4 anni io prendevo una querela al mese, tutte dallo stesso ambiente politico. Quando tu sei un precario e prendi 10 querele in un anno, anche io l'ho dovuta pagare, ho dovuto pagare a un pezzo, scusate non farò il nome, tanto lo posso definire pezzo di malacarne, ho dovuto pagare 4.500 euro perché dopo aver ricevuto una denuncia il mio ex giornale mi ha abbandonato senza dirmelo. E quindi io mi sono dovuto, ho trovato semplicemente nella mia cassetta della posta la notifica della sentenza, quando la sentenza era già definitiva e non mi restava altro che prendere atto che il mio giornale mi ha fatto processare in contumacia in un processo civile. E qui il discorso si fa più ampio, non è ora opportuno prenderlo a quest'ora, però serve una, forse questo bisognerebbe inserirlo in un futuro contratto, la regolarizzazione del rapporto in caso di querele tra il giornalista e la sua stessa azienda. Grazie a tutti. Grazie molto. Ultimi 5 minuti, per conclusioni. La sala è dispersiva, ma io veramente voglio ringraziare tutti i colleghi, ce ne sono attualmente circa oltre 200 presenti che da stamattina, dopo 7 ore, sono ancora presenti a questa giornata. Voglio ringraziare i parenti dei colleghi che sono stati uccisi per la nostra professione, voglio ringraziare i colleghi che continuano a fare questa nostra professione. Per me sarebbe semplice concludere, da Regino questa giornata, affido le conclusioni invece al segretario generale Raffaele Colusso e ringrazio veramente tutti per questa iniziativa che ci spinge, ci induce a tenere veramente alta la bandiera della libertà di stampa e della qualità dell'informazione. Mi associo anche ai ringraziamenti, mi dà anche la parola per la terza volta oggi, quindi non vorrei abusare della vostra pazienza, tornando a ringraziarvi per la squisita ospitalità. Io credo che la giornata di oggi sia servita a tutti quanti noi per innanzitutto per riflettere sulla importanza di una professione, sul rilievo sociale che ha questa professione e sul ruolo che il giornalista può svolgere per, ripeto, per, lo dicevo prima, per illuminare le periferie.
per portare alla luce tutto quello che altrimenti resterebbe nell'ombra, in ombra dove molto spesso prolifera il malaffare, prolifera la criminalità. Il ruolo del giornalista in questo è molto, questo è molto importante e decisivo. È decisivo non soltanto per la professione, ma è decisivo per la crescita di tutti, della comunità civile, è decisivo per la crescita della democrazia. Io ritengo che, lo dicevano prima i colleghi che sono appena intervenuti, sì, è sicuramente più difficile fare tutto questo al sud, e ve lo dice uno che viene dal sud, quindi non vengo certo da New York, quindi so che cosa significa, però io ritengo che anche in queste situazioni di difficoltà oggettive, che sono anche di difficoltà legate al contesto sociale nel quale tutti quanti noi ci si trova ad operare, io ritengo che si possano tenere alte le bandiere della dignità e del decoro della professione, perché se è vero che ci sono, inutile che ce lo nascondiamo, troppi colleghi, tanti colleghi che sono, come dire, più propensi a rinunciare ai principi e anche al rispetto dei doveri, fortunatamente ce ne sono molti di più e sono la stragrande maggioranza che al rispetto di quei doveri non rinunciano, e quindi in nome di quei doveri, in nome di quel, quasi quel giuramento, ecco, sulla carta professionale, sono anche disponibili, sono anche disposti a rischiare la propria vita. C'è chi lo ha fatto perché ha pagato con la propria vita, c'è chi lo fa ancora perché quella vita viene quotidianamente messa a repentaglio. Quindi io dico che affermare qui oggi, nella giornata della libertà di stampa, e per questo ringrazio Carlo di aver voluto insieme a Lunci venire qui a Reggio Calabria, i valori fondamentali della libertà di stampa che sono scolpiti nella nostra Costituzione, significa non soltanto riaffermare qui la dignità e il decoro della nostra professione, ma significa anche rafforzare la battaglia che quotidianamente i giornalisti italiani sono chiamati a fare per il riconoscimento dei diritti. Perché guardate, tenere alta la bandiera della libertà, rispettare gli obblighi professionali, i doveri professionali, significa anche essere più forti quando si va anche sui tavoli contrattuali a reclamare diritti. Si possono reclamare diritti se ogni giorno tutti quanti noi ricordiamo che abbiamo anche dei doveri, e quei doveri siamo tenuti tutti quanti a rispettare. Guardate, uno statista della mia terra, anche lui ha pagato con la sua vita, il suo esempio, si chiamava Aldo Moro, ecco, diceva che che la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere. Ecco, io ritengo che da qui oggi debba partire un appello, debba partire la riaffermazione della necessità di fare ciascuno nel proprio ambito il proprio dovere. Grazie. Grazie di nuovo a tutti.